Potrero. 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 Potrero, dove tutto ha inizio. Terzino di spinta con l'assist nel sangue, Borna Sosa è uno dei nuovi volti del Torino targato Vanoli, mancino puro, capace di adattarsi a tutta fascia, dietro se ti piace giocare a 4, quarto o quinto di centrocampo se prediligi la difesa a 3. Arriva a titolo temporaneo dall'Ajax con opzione per l'acquisto a titolo definitivo. Sceglie la maglia numero 24 che fu ingranata di Emiliano Moretti. Che sia di buon auspicio per lui. Amici e amiche di Potrero, siamo qui a presentare un nuovo volto della Serie A. Manolo Chirico e Simone Indovino, ciao a tutti. Simone, noi lo conosciamo bene questo volto, è nuovo per chi segue solo il campionato italiano, per noi invece è una vecchia conoscenza. Esatto, è nuovo tranne che per noi, perché fino a qualche mese fa lo vedevamo sgroppare sulla corsia mancina dell'Ajax nella disastrosa, possiamo dire, stagione che ha vissuto l'Ajax e che abbiamo ammirato qui giustamente sulle frequenze di Mola. Borna Sosa è un nome che comunque personalmente mi va a stuzzicare un po' la fantasia, immaginarlo in Serie A, perché io ammetto in prima persona che quando era arrivato all'Ajax l'anno scorso mi sarei aspettato comunque già qualcosina in più nel panorama del campionato olandese, perché era comunque un buon giocatore, un mancino educato, un nazionale croato, per cui mi sarei aspettato qualcosina in più, ho avuto qualche difficoltà, però adesso sono abbastanza curioso di vederlo in maglia granata. E allora chi è Borna Sosa? Facciamo diciamo un primissimo identikit di base. Croato, l'hai detto tu, classe 98, nato dalle parti di Preško, dove inizia a muovere i primi passi con il pallone tra i piedi, verosimilmente andrà a giocarsi il posto con Lazaro nel Torino ed è chiaramente un giocatore che dovrebbe garantire assist a Grappoli. Allora, da questo punto di vista, Borna Sosa ha fatto parte per lui, tristemente, probabilmente della peggior stagione di sempre dell'Ajax. Sì, probabile. Che colpe poteva avere? No, colpe. Colpe è una parola troppo grossa. Non c'è, secondo me. Diciamo. No, era uno dei pochi che funzionava in quell'Ajax. No, infatti, anzi, a mio modestissimo parere, Borna Sosa è stato anche inserito un po' troppo poco in quelle che sono state le rotazioni l'anno scorso dell'Ajax. Perché comunque è vero che non ha fatto il Roberto Carlos della situazione, ma non ha neanche fatto un giocatore da terza categoria, con tutto il rispetto. Nel senso che comunque il suo sporco lavoro lo faceva, ha realizzato comunque tanti assist. Anzi, è andato anche a spulciare nel profilo Instagram di Mola, troverete proprio un video dedicato a Borna Sosa con gli assist che ha realizzato, i più bei assist che ha realizzato lo scorso campionato in Olanda. Per questo motivo credo sia un giocatore che alla fine di tutto nel Toro ci possa stare, e credo sia un giocatore che alla lunga in un'asta fantacalcistica, perché poi ricordiamoci che il nostro focus di queste puntate è dare dei consigli a quelli che sono i nostri ascoltatori di Potrero, secondo me è un giocatore che può dire la sua. È chiaro che non è un primissimo slot per quanto riguarda le rose di ognuno, però comunque è un giocatore che va valutato in ottica asta. Ci arriviamo all'ottica asta, agli slot, a quanto spenderei per, la classica domanda, e ci sono poi quelle frasi chiave da fantacalcio che mi piacciono sempre tanto. Cosa cambia nel Torino in questo caso? Il suo passato, partiamo un po', ma ricominciamo step by step. Il passato di Borna Sosa, dopo i primissimi anni tra le file del Preško, cioè il club locale della cittadina vicino a Zagabria, dove è nato e ha mosso appunto i primissimi passi, approda nel settore giovanile della Dinamo, dove cresce e arriva ad esordire in prima squadra a 17 anni. Viene notato dopo buone prestazioni dallo Stoccarda e va quindi a giocarsi le sue carte in Bundesliga. Chiuderà l'avventura con oltre 100 presenze, 35 assist complessivi, e poi arriva la meritata chiamata dell'Ajax, che sembrava poter essere la grande chance per il rilancio europeo, cioè la porta della grande Europa per tanti passa tra le fila dei lancieri. Andiamo indietrissimi, Romario, Ronaldo, eccetera. Mi sono preso Rugani, eccetera. Tra l'altro. E sono preso, beh, Farioli ha iniziato a fare un po' di mosse. Rugani è una situazione veramente interessante. Ha tagliato Farioli Borna Sosa. Perché?
secondo me, solo per una sorta di incompatibilità probabilmente col suo gioco. Cioè, Borna Sosa, andiamo un po' più sul ruolo, l'abbiamo detto, terzino sinistro, però la fascia opposta non ha mai giocato. No, quindi non ce la fa proprio, sì. Può giocare come esterno di centrocampo e ai tempi dello Stoccarda in realtà fece ogni tanto anche il terzo a sinistra sotto l'unica punta, unica punta che ai tempi era Mario Gozze. Mamma mia, che forte, Marione Gomez. Cioè. Allora, può fare il quarto, il quinto, volendo, se giochi con la difesa 3, però da quelle parti, insomma, l'Ajax l'anno scorso qualche volta l'ha fatto, ma non è natura. L'Ajax vuole ritornare anche al 4-3-3 puro. Sì, diciamo. L'anno scorso era più confuso che altro l'Ajax, per cui cioè, ma veramente l'anno scorso era complicato poter far intravedere determinate cose importanti in quella squadra che ha avuto ma davvero solo difetti. Cioè, sembra brutto da dire, da attaccare così tanto l'Ajax, ma faceva pochi gol, a centrocampo non aveva nessuno di qualità, in difesa era messo male, tranne un giovanissimo Ato che si era fatto vedere, tra l'altro il proprio Ato che giocava nel ruolo là centrale di sinistra / terzino sinistro, che poi alla lunga ha anche tolto il posto a Borna Sosa, proprio per le sue caratteristiche lo vedo adatto al toro di Vanoli, che stiamo ovviamente imparando a conoscere, non è che ancora possiamo dire con certezza come andrà a sviluppare la sua annata il Torino, però insomma, dovendo sostituire un giocatore importante come Riccardo Rodriguez, perché parliamo più o meno di quella come cosa, cioè Riccardo Rodriguez forse un po' più polivalente, nel senso che si può mettere, sì, come diciamo braccetto, che, come esatto, esterno alto. Rodriguez lo scorso anno ha fatto un po' le fortune del Toro e anche di se stesso, rilanciandosi come braccetto di sinistra, diventando poi uno dei profili più interessanti. Io col gol che fa l'ultima giornata col Milan, che prende 11,5, raggiungo un secondo posto veramente disperato. Grazie sempre Riccardone. Lui effettivamente si è riscoperto in un nuovo ruolo, sì. Però il Toro va a colmare una lacuna, perché comunque lì a sinistra è sempre stato non un problema, ma un'incognita forte, perché poi hanno girato tanti giocatori. Il Toro è un po' che gioca con i quarti o i quinti di centrocampo, ormai sono, in realtà c'è stata la parentesi Mihajlovic, ma prima con Ventura, poi Mazzari e quelli a seguire, sì, anche Giampaolo aveva fatto il rombo di centrocampo, sì, con il vertice basso e il trequartista, ma a parte queste due parentesi il Toro comunque ha continuato questa quasi tradizione del modulo difesa 3 e poi sopra, insomma, o il 3-4-3 o il 3-5-2 puro, a punta piatta come l'abbiamo visto in queste prime uscite. E le statistiche le abbiamo dette, lo scorso anno quando è partito titolare ha sempre fatto assist in 4 occasioni su 6 in realtà nelle quali era partito titolare. Punti di forza, lui sa arrivare tanto sul fondo, grande stamina, grande fiato, grande passo, corre dritto, non è un portatore di palla, ha bisogno di qualcuno che sia in grado, qui se vogliamo analizzare un po' la debolezza, i punti di debolezza, lui ha bisogno che ci sia un giocatore bravo a portare il pallone e lui gli va a fare la sovrapposizione, e allora giocando anche di triangolazione riesce ad andare sul fondo, a mettere assist interessanti, a mettere magari la palla dietro bassa per chi si inserisce. Ma perché il piede ce l'ha veramente buono. Certo, ma non è il Maicon della situazione che ti porta palla. No. Senza no, scomodare no. Paragoni poi di tutte altre caratteristiche che Maicon ha e Borna Sosa no, ma non è... No, mettiamolo così, è un giocatore che può essere tranquillamente servito sulla corsa per poi crossare di prima, cioè per fare un po' intuire quello che è Borna Sosa. Portatore di palla, nel senso che lo può fare, non inciampa, però non è proprio la caratteristica principale. Tra l'altro la curiosità, a parte la sua passione per, se non sbaglio, Superman, perché anche l'account di Instagram... forse Superman 007 credo, ma a parte questo il Toro quando l'ha preso l'ha portato subito a palleggiare in galleria in centro, e questo è sicuramente una situazione che denota come vogliono anche a livello di immagine comunque puntarci. Quindi il Toro punta, e qua arriviamo un po' più alla chiave fantacalcistica, il Toro l'ha preso per farlo giocare. Come potrebbe giocare? Sicuramente in questo momento per la prima uscita che abbiamo visto fare, anche seguendo in realtà le amichevoli estive, ma guardando Milan-Torino, dove gioca Borna Sosa, se giocherà sarà il quinto di sinistra, cioè a giocarsi il ballottaggio con Lazaro, attendendo il rientro di Vlasic,
tra l'altro sono amici, si conoscono, che potrebbe essere quel portatore di palla in zona che lo aiuta. Sì, esatto, esatto. La vedo abbastanza così. Credo sia una chiave importante questo, cioè un asse che può fare davvero le fortune del Toro, perché io non vedo troppe difficoltà nella fase di ambientamento di Borna Sosa nella nostra Serie A. È un acquisto che quantomeno adesso a ranghi fermi vado a promuovere, poi magari ha fatto un disastro a fine anno e parliamo di tutt'altra cosa, però la vedo come una mossa anche abbastanza intelligente, un giocatore di qualità, non pagato tantissimo, quindi insomma ci sta. Ma soprattutto credo sia adatto e congeniale a quello che dovrebbe essere il modus operandi del Torino in campo. Borna Sosa ti arriva sul fondo, crossa forte di prima, magari non benissimo, ma tu dentro l'area hai Zapata, certo, che è partito forte. Se sta bene, e tutti gli auguriamo, perché è un giovane ragazzo, perché è un bravo ragazzo, perché è una punta italiana che può essere utile in ottica nazionale, se sta bene fisicamente, Pellegri là dentro l'area riempie lo spazio. Ma poi c'è anche Sanabria, ma poi ci sono gli incursori. Quindi se arriva il classico cross tagliato forte, magari non calibratissimo, ma dentro hai gente forte fisicamente, potente, che la va solo a toccare, diventi pericoloso. No, ma infatti è questa credo la chiave per il quale il Toro ha messo in rosa Borna Sosa. Cioè l'anno scorso il Toro, cos'è, l'80% dei gol l'ha fatto con i cross di Bellanova e i colpi di testa di Zapata. Credo si voglia un po' replicare questa cosa, al netto di due allenatori chiaramente diversi. Tra l'altro piccola chicca, Simone Indovino, cioè io in vacanza a Spalato, la prima persona che vedo in assoluto Iva Juric. Pensavo Borna Sosa, ho detto mister, così, un saluto con Iva Juric in vacanza a Spalato, che si gode il post torma. Questo non c'entra assolutamente niente. Bisogna di staccare un po'. Vabbè, povera Stella, certo. Indice di titolarità. Rischia, come detto, il ballottaggio in fase iniziale sicuramente con Lazaro. E secondo me poi si prenderà la titolarità, almeno nell'ottica dell'operazione di mercato. Perché sì, se tu prendi un giocatore del 98 che fa quel ruolo lì, che è abituato comunque a giocare, ci punti e poi alla fine gioca Lazaro, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Esatto, esatto. E quindi insomma, anche per il Toro ci si augura che giochi Borna Sosa, però no, vuol dire che l'operazione di mercato ha funzionato. Magari ci mette solo un po', perché Lazaro è un po' più tarato. Come indice di titolarità gli do un 65%. Sì, lo sposo come percentuale. Appetibilità fantacalcistica. Allora, ne abbiamo parlato perché lo conosciamo e abbiamo visto le sue prestazioni. Però in Italia, se in Olanda al suo arrivo avrei detto, giocando nell'Ajax con la prospettiva di partire titolare, lascia perdere che poi l'Ajax ha fatto una stagione orribile, la peggiore della sua storia, ma è una situazione diversa, a Boccefere avrei detto, beh, appetibilità, fantacalcio dell'Eredivisie, alta. Sì. Qui secondo me sposta e diventa, in virtù dello scorso anno disastroso di tutta l'Ajax e il cambio di campionato medio-bassa per me. Sì, forse più medio che bassa. Però allora, sicuramente non è il nome su cui puntare al primo slot. Cioè nel senso, no. Nell'ottica di un difensore si va a prendere come, io vi direi come tra il terzo e il quinto nome, mi verrebbe da dire. Secondo me sei, guarda, io sono un po' più scettico di te, perché ti dico, allora, su 500 tra i 4 e i 5 non ci spenderei di più. Sì, forse arrivo massimo a 7, dai. E quindi in base a come gira l'asta, secondo me può essere un buon sesto slot. Sì, se rimane lì, nome nome. Sesto slot da fantacalcio a 10. Piccola parentesi mantra in chiusura. Beh, è listato e basta, diventa ottavo slot, quello che rimane. Allora, là dipende un po' come si gioca, ovviamente. Io, per esempio, nella mia squadra l'anno scorso ho avuto tantissimo bisogno delle E per il tipo di modulo che ho adottato, e quindi dovessi replicare quella che è stata la mia annata l'anno scorso, allora è una E sicuramente appetibile. Poi ne abbiamo tanto parlato anche in questa puntata di come cambia la percezione tra un fantacalcio classico e un fantacalcio mantra. Poi dipende ovviamente dalle esigenze di voi ascoltatori, però secondo me non è da buttare solamente perché risulterebbe, cioè c'è un ragionamento più ampio dietro.
Vedremo come andrà la stagione del Torino, del neo arrivato Borna Sosa, del nostro fantacalcio, del vostro fantacalcio. Fateci sapere nei commenti se prendereste, se prenderete, se farete un'offerta all'asta Borna Sosa, se lo userete come nome esca, se lo rilancereste dopo questa puntata, dopo aver un po' visto e sentito e ascoltato assieme a noi la sua presentazione. Andatevi a rivedere le sue immagini sui nostri canali, non solo sui nostri canali social, anche sulla nostra piattaforma OTT. Grazie Simo. Grazie a te Mano. Potrero. 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 Dove tutto ha inizio.